Ciao, questa è la quinta parte dell'intervista all'ingegnere Ivano Belgio e la seguente domanda è: come nascevano i nuovi prodotti della sua Aprilia? Che filosofia veniva seguita per il loro design? Siamo riusciti negli anni 90 e anche nei primi anni del 2000 a innovare tantissimo i nostri prodotti. Gli stimoli ci venivano dalle competizioni, dall'evoluzione tecnologica delle moto grosse che noi applicavamo anche se erano molto piccole. E nei 125 in pochi anni avevamo quasi monopolio in Italia e in Europa. Parlo di quelli sportivi naturalmente, sia 250. Naturalmente le vittorie di Max, naturalmente la crescita di popolarità di Aprilia ha dato una gran mano a vendere con facilità questi veicoli. Però quello che più è piaciuto all'utente è l'innovazione, la vera innovazione di questi prodotti, che avvertiva che c'era un qualcosa di prezioso, che non era un 125 o un 250, ma un 1000. Lo si vedeva, lo si capiva, perché tutti i componenti erano uguali o simili in dimensioni più contenute di una 1000. Abbiamo fatto poi delle competizioni monomarca in Spagna, Francia, Germania, per promuovere la prima moto prima di andare a correre in pista o prima di prendere una 1000. Una delle tante iniziative che Aprilia ha fatto negli anni, sempre ha cercato di essere prima degli altri il più possibile. Quando si fa e si crea un modello, un prodotto, l'aiuto è di tanti. L'input può essere anche di uno, ma poi la realizzazione di questo veicolo è frutto di grande sintonia tra i vari ambiti. Facciamo qualche esempio così molto semplice. Come è nato lo Scarabeo? Lo Scarabeo è nato perché negli anni 80, verso gli anni 90, gli scooterini o gli scooter in genere cominciavano ad avere una frequenza di cambiamento di veicolo molto veloce, massimo un anno, un anno e mezzo, due. Noi che avevamo molta attenzione negli investimenti, essendo un'azienda in forte crescita, essendo un'azienda con dimensioni insomma contenute nei confronti di grandi colossi, abbiamo pensato che era arrivato il momento di fare dei veicoli che restassero. Perché questo? Io mi ero fatto un'idea, avevo visto una cosa banale, a volte le cose ti vengono così. Le borse di Vuitton che avevano 30 anni piacevano sempre, dico, porca miseria, perché non si riesce a fare un prodotto che duri, che so, 20 anni? Beh, è possibile che ogni due anni dobbiamo cambiare design? Beh, è possibile che in ogni secondo? E ho pensato, com'è che si può fare un veicolo che rimanga tanto tempo? È un veicolo che si è già visto. Quando un veicolo si è già visto, quando tu lo presenti, lo trovano tutto naturale. Ecco, nella logica di questo pensiero, il design Ricciuti, che il design che ho dello Scarabeo, della Tuono e dell'RSV1000, ha saputo interpretare in modo straordinario. Ha fatto un veicolo che è piaciuto tantissimo a centinaia di migliaia di persone, che è stato un portafortuna per Aprilia, un grandissimo successo, ma era nato perché non volevamo che ogni anno chi compra lo scooter l'anno dopo trovi invecchiato il suo. Questo era il motivo di fondo, perché ancora oggi lo Scarabeo 50 si vende, perché grosso modo con qualche piccolissima innovazione è rimasto quello di 20 anni fa. Perché questa è la realtà, sono circa 22 anni che è stato fatto lo Scarabeo. E questo è stato uno dei grandi successi, quindi un'intuizione di fare un veicolo che restasse nel tempo. Parliamo di un altro scooter, e poi velocissimo, l'SR. Aprilia è stata la prima a capire che gli scooter dovevano essere
sportivi. Prima lo scooter era Vespa, prima lo scooter era tradizionale. Aprilia ha inventato l'innovazione dello scooter sportivo, la prima al mondo. E siccome che avevamo fatto la 1000 e siccome che vincevamo titoli mondiali a ripetizione, abbiamo dato l'input al design di fare uno scooter che, volente o nolente, un po' assomigliasse alla moto sportiva. E l'SR è stato un successo incredibile, non solo in Italia, in Spagna, in Francia, in Germania, in Austria. Naturalmente Aprilia non era organizzata in tutto il mondo, era l'Europa dove prevalentemente vendeva. Questi sono due esempi di grandi successi di scooter di Aprilia. Da un lato aver capito un veicolo che doveva durare nel tempo, dall'altro invece aver fatto uno scooter che faceva sognare i ragazzini di 14 anni che quando salivano, non salivano sullo scooter, ma salivano su una 1000. Questo era il pensiero che ci ha fatto così trovare l'apprezzamento di tantissimi ragazzi. Poi parliamo di moto, l'RSV 1000, la Ducati con la loro 1000 che stravendeva, naturalmente tutti i giapponesi ovviamente, e noi arrivando nel mercato dovevamo fare una moto più mascolina, perché la Ducati era molto elegante, molto raffinata, e noi sentivamo che questa raffinatezza era molto bella, ma c'era già sul mercato, e quindi fare una moto raffinata come la Ducati non l'avremmo venduto. Dovevamo fare una moto più potente, molto affidabile, ma molto hard, molto tosta. Bella l'SV 1000, e dopo la Tuono, che è una derivazione dell'SV 1000, che ha inventato un nuovo segmento, perché era non è che una nuda, chiamiamo noi, sportivissima e cattivissima con una grande potenza, che è stato un segmento che tutti poi hanno copiato. Quindi, grande successo della prima LSU 1000, che in Germania, ricordo, abbiamo vinto il premio come miglior moto dell'anno, in Germania. Abbiamo venduto in tutto il mondo, e la Tuono è stato, come dire, una delle moto più belle. Io stesso guidavo la Tuono con un po' di attenzione, perché l'accelerazione era molto forte. Un accenno sulla moto. La moto è stata, come dire, un mio pensiero personale. Avevo conosciuto Philip Stark, che è uno dei più grandi designer al mondo, oggi viventi, e allora era un quarantenne, giovane, già di successo, ma non così come adesso, e abbiamo detto se ci poteva disegnare una moto. Philip è un appassionato di moto, quindi, come dire, gli abbiamo fatto quasi una cortesia. La moto ha avuto un successo di comunicazione mondiale, avevamo richieste incredibili, poi naturalmente la industrializzazione è andata un po' più a rilento, è arrivato dopo un anno, e quindi si era un po' affievolito questa grandissima attesa. Abbiamo venduto un numero limitato di 7.000 veicoli, ognuno di questi credo che nel tempo si sia valorizzato e si valorizzerà ancora di più. La moto è in tutti i musei del mondo come un'opera d'arte. Ecco, se dovessi tornare indietro un attimino, forse la motorizzazione, non avrei messo la motorizzazione, ma non avevamo i mezzi, le risorse per poter fare una motorizzazione automatica, perché la moto è molto elegante, molto fine, ma forse se aveva un bel cambio automatico con una forte ripresa avrebbe dato sicuramente una spinta ben maggiore. Però sono felice di questa realizzazione. Io stesso posseggo la moto e mi sono mosso spesso con la moto. Ma perché fare la moto? Era un sogno forse troppo ambizioso. Volevamo, io e Philippe, fare una moto europea. C'era in America la Harley Davidson,
che aveva un grandissimo successo, ma era una moto americana, e il nostro sogno era di fare una moto europea. Probabilmente gli europei preferivano moto più sportive e più aggressive. Vedi il successo della Tuono o della Monster, per esempio, della Ducati. Volevano più moto aggressive, più moto potenti. Era un tipo di utilizzatore diverso dall'americano. Noi sognavamo una moto tranquilla europea che si distingueva da tutte. Ancora oggi è un capolavoro, ancora oggi mi piace. Come dire, non ha tempo, ecco, è un veicolo senza tempo. E questo è stato uno dei tanti percorsi della mia vita e della vita di Aprilia, di cercare di innovare continuamente prodotti, design e quant'altro.